un po' troppa sabbia. Siamo a San Antonio, a Ibiza. Siamo qua da un po' di giorni ormai e c'è un bel po' di macello fuori. Aspettate che chiudo. Siamo qui da qualche giorno perché siamo in vacanza, ovviamente, ma siamo qui perché Giulia ha una casa qui a Ibiza, a San Antonio, e è cresciuta qui. Ci sono un sacco di cose da fare, poco tempo per farle, un sacco di mare bello, perciò provo a raccontarvi quello che abbiamo fatto in questi giorni. Siamo qui in questa casina che io trovo meravigliosa, a San Antonio, che è una cittadina sul lato ovest, quindi da dove si vede un tramonto spettacolare, famoso ovviamente per la puesta del sol. Io manco per via di varie ristrutturazioni di case e di pandemie globali da 4 anni, dal 2018, e quindi non vedevo l'ora di venire qui. Siamo venuti qui e abbiamo trovato degli amici, Giulia ha una sorella, Francesca, che è qui con il suo compagno, con Pino, e quando siamo arrivati immediatamente ci hanno fatto trovare una pranzetto fresco a base di salmoreco e avocado, pomodoro. Vabbè, Pino cucina benissimo, quindi è stato un attimo per lui prepararlo. Siamo andati al mare in questo posto straordinario. Se vi capita di passare per Ibiza, ci sono sicuramente un milione di cale, spiagge dove il mare è stupendo. Io vi straconsiglio di andare principalmente in due posti, e il primo è Cala Salada e Cala Saladita, che sono due spiagge molto vicine, vicinissime a San Antonio, facili da raggiungere. Vi serve un'auto, ma se non avete un'auto c'è una navetta e quindi potete salire anche a piedi di base. Mi sono messo una quintalata di crema, ho messo veramente tantissima crema e ho la barba e le sopracciglia bianche, però forse non si vede più, speriamo, perché erano veramente bianchissime. È molto bella perché c'è un buon mix di sabbia, spiaggia e roccia, scoglio, e all'interno della roccia, della montagna, ci sono questi baracchini per le barche, dove però la gente si mette, poggia un telo, un asciugamano e va a farsi il bagno, e quindi tutta la spiaggia è piena di queste porticine, di questi baracchini, che sono un po' dappertutto, in realtà sono un po' dappertutto sull'isola, e sono bellissimi, non lo so, meravigliosi per me. Qui si mangia sempre ovviamente molto tardi, verso le 10 e mezza, 11, cosa alla quale non sono più abituato da un po'. Lo facevo, l'ho sempre fatto, però insomma non lo faccio più da un po', e devo dire che è un'abitudine che non vorrei riprendere. In ogni caso, verso le 10 e mezza, 11 siamo andati in questo posto meraviglioso che si chiama Casa Iasa, una location che veramente ho apprezzato tantissimo, un mood chill in mezzo all'entroterra, fighissimo, e ve lo straconsiglio. Ringrazio Francesca e Pino perché l'hanno trovato loro per la nostra prima sera, è un posto super figo. Principalmente spingono molto sui vini naturali, sui vini organici, biologici e naturali, hanno vini italiani, francesi, spagnoli, quindi se siete appassionati, appassionato di vino, andate a vederlo. Non troppe alternative plant-based, io ho trovato soltanto i classici pimientos del padron, che sono, se non li conoscete, questi piccoli peperoni verdi fritti o comunque spadellati con il sale grosso, o in questo caso c'erano delle molliche di pane fritte, erano pazzeschi.
e una melanzana, una ricetta marocchina di una melanzana al pomodoro che, della quale non ricordo il nome. La devo cercare, ma non ricordo come si chiama. Zaluk, una come se non fosse successo niente. Una ricetta marocchina di melanzane al pomodoro, molto buone. Guardo lì perché la sto guardando mentre ve ne parlo. E l'ho trovata molto buona. Peccato che ci siano in generale in questi posti un po' poche alternative vegetali. Vorremmo trovarne di più, per favore. Comunque vi lascio i link di tutto quello che dico, dei posti qui sotto, sperando di trovarli ovviamente, così potete andare anche voi. È la mattina del secondo giorno. Buongiorno. Ci stiamo preparando per andare in un posto bellissimo, Punta Galera. Non c'ero mai stato e l'ho trovato veramente, veramente, veramente incredibile. Un piccolo paradiso. Si entra. Bello, eh? Arrivando con la macchina e poi si va a piedi. Bellissimo. Bisogna andare là, eh? E si scende in questo posto, amico sul mare, questa scogliera dove ci si può appoggiare. La conformazione delle rocce è incredibile, sono tutte piatte, tutte stratificate. Ed è veramente magica. Se riuscite ad andare, andate, perché veramente ne vale tantissimo la pena. Il mare è un meraviglioso, non ho parole. Si trova anche questa vicino a San Antonio, vicinissima a Cala Salada e Cala Saladita, soltanto che è totalmente diversa. Ci torneremo spesso nei prossimi giorni, perché alla fine quello che faremo è andare al mare. Non credo che sarà una vacanza troppo diversa da questo, però ci sta, ci vuole. Riposarsi un po', forse. Mangeremo questa insalata di ceci con acqua di mare. Secondo me tra un po' ci arriva tutta in faccia. No, non arriva, vedrai. Non arriva. Ma perché mi spettino? Siamo andati a fare un giro a Ibiza, a fare un giro serale dopo il mare, ed è sempre una città magica. Soprattutto al tramonto, la sera, se ci andate, la parte vecchia è meravigliosa e vale la pena fare un giro assolutamente. Niente di incredibile, siamo andati a fare una passeggiata al centro, abbiamo visitato come sempre un po' i negozi. Tre posti molto interessanti, molto belli. Se passate da San Antonio, Ibiza, sono Terra Zero, dove Orche ha fatto un lavoro veramente interessante di prodotti, sia zero waste che in generale prodotti di qualità, prodotti organici, vende un po' di tutto, dai deodoranti, la cosmesi, i detersivi, ma anche creme solari, ma anche carta igienica, cose di questo genere, prodotti per
prodotti per la casa, lunchbox, tutta questa roba qua. Invece uno accanto all'altro ci sono due negozi che vendono sfuso e prodotti biologici, dove potete trovare di tutto, e sono Pachamama e Sakura, e sono veramente super forniti. Pachamama è un bellissimo negozio di sfuso che non mi aspettavo mai di trovare in un posto piccolo come San Antonio, e invece complimenti, c'è veramente di tutto. E Sakura invece è il classico negozio biologico, dove però ho visto tofu, seitan, prodotti affettati, formaggi, tutto quello che volete, plant based e biologico, uno accanto all'altro, comodissimi. Perciò San Antonio, veramente livello altissimo. Grazie di esistere, e questo è un mercato. Giorno e siamo a Santa Gertrudis, che è questo posto che state vedendo qui, perché qui c'è un ristorante che ha trovato Giulia, in realtà uno mio, che si chiama Wild Beats. Sì. Wild Beats, di qua? Andiamo di qua? Sì, ma mi piace pure la strada, che è tutto plant based vegan, quindi lo andiamo a provare perché non l'abbiamo ancora fatto. Giro in un ristorante interamente plant based sull'isola. Io convinto ce ne siano molti, ma in realtà no. Giulia dice di no e quindi mi fido ciecamente. Però l'isola mi dà l'idea di essere pronta ad ospitarli, facciamo sì, così. Esatto, ne apriamo uno noi. Ah, va bene. Allora, abbiamo ordinato un rosti con il fatto di kimchi, che sembra buonissimo. Questa invece è una omelette con gli spinaci, funghi e pomodoro. Sì. Questo è un toast invece con il pomodoro, gli spinaci e... diciamo le non uova strapazzate, non credo sia tofu. Molto spinacio, avrei preferito più uovo. Questo è un blueberry muffin, questo è un cookie gigante. Spaziale. Dunque, siamo appena usciti da Wild Beats. Era ovviamente tutto buonissimo. Un secondo prima di uscire dal locale
abbiamo scoperto che c'era tutto un menù del pranzo che noi non abbiamo provato, perché non ce l'hanno proposto in realtà, perché forse siamo arrivati proprio nel gap tra uno e l'altro, perché a Luna Ibiza è ancora ora di colazione, però principalmente perché non ci hanno portato la carta con la roba, ed era pieno di ravioli, lasagne, tutto pazzesco. Ciò nonostante, molto 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 buono, quindi ci sarà una prossima volta per provare pranzo e cena. Intanto provate la colazione che spacca. Ho trovato questo libro a casa che non, di questo chef che non conoscevo, che approfondirò, Sid Shanti. Questo chef che, da quanto ho capito dal libro, organizza delle cene private, dei pranzi anche, proprio in queste situazioni, che però ha fatto questo libro celebrando un po' la cultura del luogo, e ci sono un sacco di robe interessanti su le coltivazioni spontanee dell'isola, le aziende agricole biologiche che si possono trovare sull'isola. Eccole, queste sono tutte le aziende agricole biologiche dell'isola, che non sono poche per una, per un'isoletta così. Per ogni azienda c'è che cosa potete trovare, che servizi offre, l'apertura, i giorni di apertura, il telefono. Soprattutto è pieno di ricette super fiche, ovviamente non solo plant based. Per esempio, zuppa di zucca e arachidi con melograno. Mi sembra una bomba totale. Summer style marini di tofu, bellissimo. Raccomandazione di metterlo in freezer, tra l'altro ottimo. E poi anche questa. Insalata di alga, wakame, carota, cipollotto e semi di sesamo. Semplice, semplice, con un dressing fatto con olio di sesamo, olio, salsa di soia e un succo di lime. Glorious Ibiza Food and Music di Sid Shanti. Siamo? Si parte. Perciò grazie per essere stati qui e ci vediamo a Roma.